In attesa della bandiera blu a Montesilvano, qualcosa si dovrà fare per mettere in sicurezza l'ex discarica di Villa Carmine, un problema che ha compiuto 20 anni e l'auspicio è sempre quello di una futura bonifica. La bomba ecologica da 300.000 metri cubi di rifiuti a cielo aperto va disinnescata. E questo è l'appello di PD e Movimento 5 Stelle alla Regione Abruzzo e all'ARAP. Amministrazione di Montesilvano e di Città Sant'Angelo e quella regionale avevano avuto in eredità 10 milioni di euro per bonificare questo sito. Fondi Masterplan del governo di centrosinistra, sono passati 5 anni, sta per terminare la consigliatura del presidente Marsiglio, non c'è nessuna novità su Villa Carmine e anzi, pure diciamo, i progetti di bonifica che sono arrivati, ne sono tre alternativi, e quello dell'incapsulamento è quello che noi meno vediamo diciamo, per vantaggioso per i comuni di Montesilvano, Città Sant'Angelo, per il nostro mare e per il nostro fiume. Dopo 5 anni, come sapete tutto quello che è successo, i costi sono aumentati. Era 8 milioni e 700 mila euro e adesso è arrivato a 13 milioni di euro. E quindi adesso bisogna ricominciare tutto da capo, bisogna ritrovare nuovamente fondi che servano per bonificare, per noi secondo la rimozione totale dei rifiuti e non per l'incapsulamento, questo ci teniamo a dirlo. E inoltre manca completamente il barrieramento della bonifica, cioè le misure di messa in sicurezza di emergenza che l'ARTA ha tanto raccomandato. Ci continua a dire l'ARTA che quando il saline è in piena i rifiuti sono a bagno e questo è un pregiudizio per il nostro mare, per il fiume Saline e per tutto quanto il territorio. Neanche il barrieramento, che costerebbe 1.800.000 euro, è stato portato avanti in questi 5 anni. Gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno ricordato che risale al marzo del 2021 l'approvazione dell'analisi di rischio ambientale che entro i 6 mesi successivi avrebbe dovuto portare al progetto operativo di bonifica. I cittadini chiedono che questa area, che questa parte di territorio venga restituita a loro, perché è un'area in cui anche nelle vie di accesso alla discarica continuano da anni l'abbandono di rifiuti e quindi c'è un degrado diffuso che non fa assolutamente bene al Montesilvano, alla cittadini di Montesilvano, ma soprattutto a tutti i cittadini abruzzesi. Se deve esserci un ambiente tutelato, allora dobbiamo vedere dei fatti concreti.